Amici, il Pascoli ne aveva tanti anche a Barga e a Lucca, dove abitava il suo Alfredo Caselli, figlio di un pasticcere droghiere, il cui locale dava su un famoso corso lucchese, il Fillungo. Era frequentato da intellettuali ed artisti, ricordiamo fra tutti Giacomo Puccini. Il Caselli, con il suo caffè in nuovissimo stile Liberty, le sue famose caramelle premiate a Nizza e scherzosamente dal poeta paragonate alle proprie poesie, per le fanciulle, per i fanciulli, noi lavoriamo, sempre qualcosa che sa di rosa, d'uva, di menta. Rappresentava per il Pascoli la distensione, la fedeltà, l'amicizia più disinteressata e più cara. La casa del Caselli, proprio dietro il caffè, era la sosta obbligata dei ricorrenti viaggi fra Castelvecchio e il mondo esterno, diciamo Bologna e viceversa. Per l'ultimo viaggio, che lo strappò così dolorosamente alla terra amata, doveva tornarvi soltanto dopo la morte. Il piccolo treno locale era stato dotato, per volontà del governo, di un vagone saloncino. Il poeta, sono le parole di Mariù, nel vedere quella vettura quasi camera da letto, ebbe un lampo gioioso di quella sua gioia infantile. Era il 18 febbraio. Il poeta doveva spirare a Bologna il 6 aprile. Il tempo chiamò dalla torre lontana. Che strepito! È un treno là, se non è il fiume che corre. O notte,